dire a papà che io ho messo incinta Jasmine, ragazzi. Ragazzi, non ci credo! Mi sto per fare Jasmine! Per finta, però me la sto per fare. E cosa stanno facendo? Mio figlio! Si sta facendo mia moglie! Tata Junior, ma sei impazzito! Tata Junior mi sta dicendo che Jasmine è incinta! Ma che cosa stanno dicendo? E io sono lo zio dei miei figli? Che cosa? Mi presento Lucy, la mia amante! Bam! Madonna! La stecchita sul colpo, ragazzi! Tata Junior, sei un cretino! Aiuto! Ragazzi! Jasmine ci vuole picchiare! Amore, ne possiamo parlare? Aia! Ciao ragazzi, qui è Megozzo, pagliacci e pagliacce, benvenuti tutti quanti in questo nuovo video della vita reale. Vabbè, dai, possiamo dirlo da bambino perché alla fine ci sta anche Cristiano Ronaldo, ma regà, ma voi ci credete dal titolo che state leggendo? Forse qualcuno non ci sta credendo. Sì, perché come avrete capito, questo ragazzi è un esperimento che stiamo facendo qui sul canale. Quindi in questo video vedremo che cosa succede se Ronaldo Junior mette incinta Jasmine. Molti lo diranno, quindi ragazzi, fidatevi che è un bel video e guardatelo fino alla fine. Ragazzi, una cosa importante è, quindi una cosa abbastanza seria. Io volevo spendere giusto due parole per, insomma, chi mi sta sostenendo in questo periodo, perché sapete che è un po' difficile, ci stanno problemi sul canale, è anche un po' difficile portare di video in questi giorni, perché ci sono dei problemi interni. Finché YouTube non si decide, diciamo, a risolvere questa cosa, io sono con le mani legate, quindi come state vedendo, sto portando anche un video ogni tanto, non tutti i giorni, quindi grazie comunque a chi guarda i video e chi mi sta supportando in questo periodo, perché sapete che non è veramente il massimo, quindi grazie a tutti. Bene ragazzi, dato che siete in tanti che me lo chiedete velocemente, voglio salutare due di voi su Instagram. Saluto I'm Lorenzo che mi scrive: "Ciao Mega, come va? Spero bene, un abbraccio forte, continua così." Ciao Lorenzo, grazie per il tuo pensiero, dato che ci sta un abbraccio in questo periodo, è bella così anche per te. E saluto anche Alu05 che mi scrive: "Quanto cazzo spacchio Megozzo, e qua parte le schede di gruppo, regà." Quando ci sono questi commenti, voi dovete far partire le schede di gruppo, quindi fate le schede di gruppo adesso tutti. Ciao Alu e ti saluto. Mentre ragazzi, vi ricordo che se anche voi dovete avere la possibilità come loro di essere salutati, potete farlo e dovete farlo. Venendomi a seguire sul mio Instagram, lo trovate qui giù in descrizione, quindi mi raccomando, cercate Real Anthony, distruggete il tasto segui, e anche voi avete la possibilità di parlare con me in direct e di essere seguiti nei prossimi video. Quindi mi raccomando, raga, che ci conto passate. Bene ragazzi, eccoci qua, come vedete casa Ronaldo in questi giorni è, vabbè, diciamo che è un po' desolata perché papà è sempre agli allenamenti. Mamma, ah, ecco oggi mamma è qui, ragazzi, oggi Jasmine è a casa. Pensate che le guardie adesso non ci sono più. Vabbè, la casa è vuota, quindi le guardie non è che servono tanto, perché stanno comunque finendo di finire. Cioè, stanno finendo di finire? Finire di finendo, vabbè. Stanno finendo di ristrutturare la casa nuova, ragazzi, che vedremo a breve. Come ho già detto all'inizio del video, ringrazio tutti quelli che mi stanno dando supporto, coloro che stanno guardando il video in questo momento, e anche grazie a chi metterà un bel mi piace. Quindi mettetelo un bel like a bomba. Perché ragazzi, sapete già che periodo stiamo un po' passando, per cui grazie a tutti. Allora, vediamo oggi che cosa succederà, perché molti di voi secondo me: "Oh, guardate quanto è bello Rex! Rex, meno male che ci sei tu! Oh, Megozzo, se no dovevo essere sempre triste, ragazzi. Quando guardo sto cane penso e dico: "Madonna, se ce l'avessi veramente qui nella realtà adesso non sarei più triste." Guardatelo, ma è carinissimo. Allora, io volevo proporre una cosa a Jasmine. Ehi, Jasmine, facciamo il quadro della situazione. Fatemi mettere il cappuccio, così mentre spiego sono un po' più dark. Allora, il punto della situazione è il seguente: siccome papà è a lavorare, no? Sanno tutti che Ronaldo fa gli allenamenti e Ronaldo Junior va a scuola. Quando gli va? Perché uno di voi mi ha scritto: "Ma Ronaldo Junior va a scuola?" E in effetti, ragazzi, Ronaldo Junior va a scuola quando gli va. Vabbè, lasciamo stare questo particolare. Quindi stavo dicendo, stiamo chiedendo a Jasmine di fare questa cosa strepica, di farci trovare, cioè nel senso di dire a papà che io ho messo incinta Jasmine, ragazzi, e poi, ragazzi, vedere la reazione di papà quando lo scoprirà. Quanto pare Jasmine, ragazzi, sembra essere d'accordo, guardate, sta pure annuendo con la testa. Forse sarebbe, cioè, una cosa interessante, una cosa diversa, perché Jasmine, ragazzi, fa sempre le stesse cose, no? Ecco perché: "Jasmine, ti sto chiedendo questa cosa! Che dici, lo facciamo? Facciamo incazzare papà come una iena, ragazzi!" Quindi
dovremo farci trovare, cioè quando sentiamo il rombo della macchina, dell'auto di papà che sta per tornare, ci dobbiamo far trovare mentre lo stiamo facendo sul divano e vedere la reazione di Cristiano Ronaldo. No, che brutta cosa, raga. Che brutta cosa. No, meglio di no. Ronaldo Junior è una pessima idea. Prevedo altro che Molotov. Qui prevedo i carri armati che entra tipo Cristiano Ronaldo col carro armato e dice: Ronaldo Junior, che cazzo hai fatto? Una cosa del genere. Ok, basta. Penso abbiamo reso la situazione. Comunque Jasmine, ragazzi, guardate, sembra essere d'accordo. Non ci credo, Jasmine d'accordo su sta cosa, raga. Mo deve piovere. Ok, ragazzi, direi che ci siamo. Di regola papà è arrivato, perché arriva sempre intorno a questo orario, finisce sempre verso le 4 degli allenamenti, perché poi inizia a far buio, non si vede niente. Ragazzi, non ci credo, mi sto per fare Jasmine. Per finta, però ma sto per fare. Dai, ok, facciamo piano, ragazzi, perché papà non deve accorgersene che lo stiamo spiando. Io sento il rombo dell'auto. Di regola è qui fuori. Mettiti qui, Ronaldo Junior, abbassati. Ok, ragazzi, guardate, lì c'è Cristiano Ronaldo. Si sta intrattenendo fuori, forse sta rispondendo al telefono o qualcosa del genere, perché ultimamente sta partecipando, non ve l'ho detto, a dei reality tipo il Tiki Taka, quelli là, no? Però fatti allo Santos. E quindi forse sta parlando. Ok, non ci interessa tutto questo. Sappiamo che papà sta arrivando. Dai, Jasmine, dobbiamo metterci in posizione. Papà è qui fuori, mettiti sul divano. Oddio, io non mi immagino la reazione. Vediamolo subito. Ronaldo Junior, ma metti di più che entra Ronaldo. Ragazzi, ecco, c'è il Rosetto che vi parla. No, che c'è il Rosetto, ragazzi. Sto proprio stanco. Vi giuro, gli allenamenti di oggi sono stati davvero, e dico davvero, struggenti. Infatti, meno male che sono finiti, ora sto tornando a casa. Non vedo l'ora di passare un po' di tempo con Jasmine, Ronaldo Junior, e finalmente essere un po' rilassato, perché ragazzi, oggi veramente allenamento è stato molto molto stressante, più che altro perché facciamo un freddo della madonna. Ecco perché fa freddo in questa casa, perché nessuno mai chiude le porte. E oh mio Dio, ma è Ronaldo Junior? Oddio ragazzi, ma che cosa stanno facendo? Mio figlio si sta facendo mia moglie. What the fuck? Cioè ragazzi, il problema è la reazione di Ronaldo. Felice, triste, arrabbiato, sconsolato, euforico, sballato. La faccia è sempre la stessa. Figlio, si sta facendo mia moglie, Ronaldo Junior, ma sei impazzito? Aia, il colpo segreto funziona sempre però. Ronaldo Junior, che stai facendo? Si stai facendo Jasmine, Ronaldo Junior. È partita subito la rissa. Jasmine, scendi dal divano, che l'ho pagato 2000 euro quel divano, scendi. Cioè $2000, scusate raga. Ronaldo Junior, che stai facendo? Cosa che mi vuoi dire? Fermo, me lo puoi dire anche senza picchiarmi. Ragazzi, Ronaldo Junior sta balbettando qualcosa. Vi devo essere sincero, non sto capendo niente. C'è mio figlio che si fa mia moglie. Ma che sta succedendo? Jasmine, che sta succedendo? E poi perché Rex l'avete sbattuto fuori? Poverino, fa un freddo della madonna. Ronaldo Junior, aspetta. Ehi, hey, Jasmine, voglio sapere che sta succedendo. Allora, la situazione, raga, non mi piace, perché Jasmine si sta avvalendo della possibilità di non rispondere, non so perché. E Ronaldo Junior sta cercando di dirmi qualcosa. Ronaldo Junior, che c'è? Perché ti stai facendo tua madre? E fa la cosa più brutta che si potesse fare, farsi tua madre. Ma che schifo! Porca di tua miseria, Ronaldo Junior! Ma che hai fumato, maledizione! A proposito di Ronaldo Junior, raga, andate a vedere sul canale, nella sezione commenti, che ho pubblicato una foto di Ronaldo Junior nella vita reale. Andatela a vedere. Ragazzi, stento a credere a quello che sto per sentire, perché sto letteralmente per prendere tutta la scrivania, questa qui, e buttarla per aria. Ronaldo Junior mi sta dicendo che Jasmine è incinta? Ma che cosa stanno dicendo? Mi state prendendo in giro? Mi stanno prendendo in giro? Molto ovviamente mi stanno prendendo in giro. Come incinta, Jasmine? Che stai dicendo, Ronaldo Junior? Dai, smettete di farmi gli scherzi, porca miseria. Cioè ragazzi, un momento, ho la testa che non sto capendo niente. Ronaldo Junior mi sta dicendo che è così, Jasmine mi sta dicendo che è vero. Come è vero? Se Jasmine è incinta di Ronaldo Junior, significa che è un incesto e io sono lo zio dei miei figli. Che cosa? Oh mio Dio! Ragazzi, questa è la cosa più intrippata, non so, peggio di fumarsi una canna. Com'è incinta? Jasmine, ma veramente state dicendo veramente? Non avete altro da fare che pigliarmi per il culo? Porca miseria, Ronaldo, vuoi fare qualcosa? Sei il padre di famiglia, dai gli schiaffi a tutti! Ma prendi quel televisore e buttalo all'aria, togli la PlayStation 4, il Mac, ma che ne so, facesse qualcosa, poverino! The Junior? Vuoi conoscere un'amica? Si chiama Lucy. Jasmine, Ronaldo Junior, soprattutto Jasmine, non pensavo
Jasmine arrivasse a tradirci come figlio. A questo punto, ragazzi, dobbiamo pensare tutti quanti che questa donna sia seriamente malata e che abbia qualche cosa che non va in testa. Jasmine, ti presento Lucy, la mia amante. Bam! Madonna, la stecchetta sul colpo, ragazzi. La stecchetta. Ah no, sei rialzata. Jasmine, sei una stronza. Sei una stronza. Non dovevi farlo. Un altro Ronaldo Junior. Un'altra mazzata in testa le ha dato. Ok ragazzi, Jasmine sembra essere svenuta. Ronaldo Junior, digli che è uno scherzo. Muoviti prima che mi ammazza. Oddio, sta facendo la strage. Ronaldo Junior, diglielo. Sta dando le mazzate all'aria. Che cosa sta succedendo? Ronaldo Junior pensa di avere in mano qualcosa. Ronaldo Junior, che succede? Ragazzi, oddio. Madò, che botta. Che botta. Fatemi capire, io ho dato due mazzate in testa, non una, ma due mazzate violente in testa a mia moglie, perché Ronaldo Junior mi ha fatto uno scherzo. E Jasmine era complice. Madonna, siete infami. Il doppio. Ronaldo Junior, sei un cretino. Madonna. Cosa? Chiamare subito il 911. Non sapevo fosse uno scherzo, ma voi non sapete su cosa fanno gli scherzi. Cioè ragazzi, non è possibile che deve finire sempre così. Ronaldo Junior, sei tu l'artefice di tutto, brutto infame. Ragazzi, a quanto pare Jasmine si è ripresa. Sono arrivati i paramedici, le hanno messo un po' di ghiaccio da cop. E adesso, da cop sarebbe la testa. Non so perché mi dico così. E adesso Jasmine, ragazzi, giustamente non ci vuole più manco rivolgere la parola. Jasmine, amore, guarda che è stata un'idea di Ronaldo Junior. Ragazzi, guarda, guardate, manco ci guarda. E guarda Jasmine, scusa, non pensavo fosse uno scherzo, ragazzi. Stiamo chiedendo scusa a Jasmine, ovviamente, per quello che è successo. Jasmine, accetti le nostre scuse, vero? Ragazzi, dai, che ne potevamo sapere fosse uno scherzo, porca miseria. Io ho pure detto Ronaldo Junior della vita. Prima che finiva in tragedia brutta. Aiuto, ragazzi, Jasmine ci vuole picchiare. Amore, ne possiamo parlare? Aia, aia, no. No, aia, scappa Ronaldo giù, Ronaldo, aiuto, vogliono picchiarmi, c'è una famiglia di pazzi, mia moglie e mio figlio, mi vogliono ammazzare, Ronaldo scappa, finché sei in tempo. Ragazzi, allora devo dirvi che se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel pollice in su, di cui vi ringrazio già per il supporto. Scappa Cristiano, scappa. Mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto, spolliciate, iscrivetevi al canale per non perdere gli altri video con Ronaldo e Ronaldo Junior. Io spero che ci aspinaia, ma mi stai sagretto, ho accompagnato pure la mia Porsche. Mi raccomando ragazzi, in descrizione trovate le mie maglie ufficiali di edizione limitata. Quindi mi raccomando, andatela a vedere, andate a prendere, che se venite vengo a salutare su Instagram. E sempre su Instagram, raga, come fa il nostro Ronaldo, venite qui a seguirmi su Instagram e avete la possibilità di essere salutati da me in tutti i prossimi video e di parlare con me in direct, per cui ci conto. Ragazzi, devo dire che questo video è andato abbastanza male per tutti. Hanno preso a botte tutti quanti. Povero Ronaldo. Per questo video è tutto, raga. Come cozzo, pagliaccio pagliaccio. E se beccamo al prossimo video. Ciao.